La farfalla, chiusa dallo spillo, aveva continuato a sbattere le ali nella teca. Alcuni colpi, ancora prima di morire, nel museo di storia naturale, poche pareti in mezzo agli acquarami. Così anche Paolo decise un giorno di trasferirsi alla procura di Marsala, lontano da Palermo, lontano dai clamori. È lì che tutto si muoveva, dove la terra è arsa, il grano non si leva, e proprio lì lo Stato non arriva, e non arriva il pane, si sporca con l'inchiostro del denaro, si sporca con il piombo dei proiettili, si sporca con il sangue di Pio La Torre, Rocco Chinnici, Pier Santi Mattarella. Ma il Cerbero è un gigante senza gambe e se gli togli l'aria si spaventa, e Paolo lo sapeva e andava avanti. La Tonnara. Prima di iniziare la mattanza pregano. Le reti in un sistema perso nella storia avviluppano le bestie, poco alla volta, fino alla camera chiamata della morte, dove non c'è più scampo. Loro non cambiano. E intanto preme San Domenico, come un enorme muro d'acqua. I morti, presidente, sono da questa parte, da questa parte. Chissà che cosa sentono quei pesci della città di Dite, mentre vengono trainati in barche aperte. Chissà che cosa provano in Raissa nell'impartire gli ordini, vedere il sangue turbare l'acqua, tingere le assi, raggrumarsi nelle mani, nei vestiti, oltrepassare tutti quegli strati nella pelle.